allora andiamo a Londra, stadio Stamford Bridge, dove c'è José Mourinho. Buonasera, mister! Saluto tutto il pubblico di Sky, ciao Ilaria, ciao no, tutti. No, 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 questa no, è Telearena. No. Cosa? È che? Telearena, siamo Telearena qui. Ciao, ti saluto. Insomma, la settimana scorsa Giampaolo che se n'è andato. E l'hai catato? L'hai catato? Sì, 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 sì. È stato dimissionario, se n'è andato, al suo posto Iachini. Poi oggi è saltata la panchina in Serie A di Liverani, allenatore del Genoa, al suo posto Gasperini. Insomma, un momento un po' delicato per gli allenatori in Italia. Ma in Italia non è cambiato niente, è sempre così in Italia. In Italia quando tu fai allenatore fai male una partita, colpa tua. E non è mai cambiato, anche i tifosi fanno sempre delle cose che non vanno, hanno chiuso, vogliono chiudere lo stadio di San Siro, hanno dato Daspo a metà curva del Chievo, ma non si può. L'ultima, tra virgolette, puntata di questo periodo per l'ammiraglio, perché poi lui vola a Nazareth. Cioè... Ho sentito che ammiraglio va via. Sì, no, ma intanto va via. Posso fare una domanda? Ma perché lui fa allenatore? Lui è morto di fame, da sempre. È lì che vive tutti gli anni, sperando che succeda che salta una panchina. Poi un grande ruffiano dei petrolieri, no? È una brutta persona, quel personaggio là. Meglio, no, c'è poco da ridere. Qua è così. Un secondo che chiamo meglio, avvocato. È meglio tenerli lontani, quella gente lì, perché... Di calcio, pronto avvocato, di c'è calcio, da querelare uno. Di ca- no, c'è da querelare uno. Sentiamo cosa dice. Avvocato, qua c'è da querelare uno che dice un sacco di cazzate. Domanda che è il minimo, che tanto non le parò neanche delle sobraghe. Quindi il minimo, tanto da rompere un po' le scatole. Bene. Una Roma così forte dall'inizio del campionato, però, perché trovarla in testa alla classifica già dopo alcune giornate. Ti sto annoiando, Pippo. È registrata. Sì, era non credete battuta. A tutto quello che sono tutti dei fuori onda del nostro Pablo Tarocco. Però no, direi bello campionato questo programma divertente. Si è annoiato. Il telefono, ah, no, è l'auricolare. No, mi fa male la reccia. Perché eravate veramente amici, guarda di qua fuori. Sei qua e quando siamo andati a Maiarda la spocciagotta che pago me, no paga te, non pago me, pago sempre me. Lui fa sempre. Ti ha pagato alla fine. Ragazzi, qua è con l'elastico. Qua eravamo quando abbiamo fatto il torneo della Renga e io ho tenuto pallone perché ho vinto io, ovviamente, lui è sempre perso. Poi vediamo un po'. Ah, qua. Lo consolo perché lui voleva darmi dei consigli e io ho detto Tasi, sta lì, buon Tasi, faccuccia lì. Complimenti ragazzi della regia. Insomma, alzati Giada, perché Alberto Salaorni voleva dedicarti una canzone, ma dedicarla anche a Gianni della Bernardina, no? Tutta io, quella tua maglietta fina. Chi te la regala lui, il buon dalla Bernardina. Bravo Alberto! Non le sta da sosia, perché dalla Bernardina le è andato via. Girl's booty was bigger than the stomach of Rick Ross. Ma bravi, cosa che vuol, guarda lì. Complimenti. Eccolo. Eccolo. Madame Mourinho. Questo ragazzo qua è quello che ho visto che prima che fai girare i bicieri. Sì. Perché un qualcosa in comune con Olindo. Ti te fai girare i bicieri, lui fa girare le balle. Mourinho, Mourinho, Mourinho. Olindo ti vuole parlare. Mourinho, Mourinho, Mourinho. Il Chelsea lui vuole allenare. Oh mio caro Olindo, ascolta, lascia stare. A casa devi stare, che qua che penso me. Caro Olindo.
Scusa, posso parlare? Ma vi ho detto andiamo a Londra dopo aver fatto i cazzi vostri, va bene? Allora io volevo dirvi che forse ci vediamo martedì, forse mercoledì, forse giovedì, forse non si sa. Ci vediamo qualche giorno. Ciao a tutti! Beppe Bifida!